Buongiorno escursionisti e bentornati in questo nuovo video. Oggi mi trovo a Borgo Ratto, è un abitato di 414 persone, un paesino piccolissimo. Sono all'interno della comunità montana dell'Oltre Po Pavese, dove parte oggi questo mio giro qui, è un anello che andrò a fare. Appena arrivati qui avete la possibilità di parcheggiare in un parcheggio piccolino, ma tranquilli, qui i posti non mancano anche perché c'è pochissima persona in giro. E quindi oggi ho deciso, visto anche che a dire la verità volevo andare in montagna, ma le previsioni per andare in montagna erano brutte, avevo guardato un po' il meteo dove potevo andare, e alla fine ho scelto, e visto che comunque avevo già intenzione di venire nell'Oltre Po Pavese per fare delle camminate in mezzo ai vigneti, e visto che comunque qui le previsioni meteo erano buone, ho detto ok, perfetto, oggi è la giornata giusta per poterlo fare quel giro lì. E quindi sono venuto qui. Sono già partito, adesso mi trovo su una strada asfaltata e andrò a fare questo anello. Non vi dico il chilometraggio, lo scopriremo insieme, anche perché diciamo che questa scelta è stata fatta proprio all'ultimo minuto, quindi mi sono tirato giù dei dati, poi metterò sotto qui in descrizione sia la traccia GPS che il sito dove ho preso io le informazioni, così chi vuole farsi questo giro qui può prendere tutte le informazioni che servono per poterlo fare. Dai, partiamo e andiamo alla scoperta di questo nuovo sentiero. E comunque, anche se mi trovo nell'Oltre Po Pavese e non sono in montagna, voglio farvi vedere un po' la salita che devo andare a fare, il punto più alto di tutto questo giro qui, che è lì, dov'è? Eccolo lì. Devo andare fino in alto lì. Quindi diciamo che tutto sommato è vero, non sono in montagna, ma comunque la fatica la devo fare, una salita la devo, anzi più di una devo fare. E mi stavo dimenticando di ricordarvi che il sentiero 033. Con la bandierina rossa, bianca, rossa, e qui un altro cartello. Si prosegue avanti di qui. Su questo punto c'è un torrente, sì, torrente, non c'è più niente dentro. Il sentiero è ben segnato veramente. Comunque, come ho detto prima, vi lascio comunque la traccia GPS. Io devo dire la verità, oggi ho fatto una cosa che non ho mai provato a fare, ma visto che avevo deciso all'ultimo minuto, mi sono caricato la traccia GPS sul mio Garmin. In modo di non perdermi. Anche qui c'è tanta segnalazione, quindi veramente è ben segnato dappertutto, guardate. Eccola qui. E adesso sentiero e cambia tutto, quindi fino a quel punto lì, fino a lì era asfaltato, e dopo, appena superato il ponticello, inizia il tratto sterrato e inizia anche la salita. Ecco che sono arrivato adesso un altro bivio. Comunque i cartelli ne abbiamo lì e abbiamo anche qui. Io devo andare adesso su di qua seguendo queste indicazioni qui, pietra focaia, e quindi adesso vado su di qua perché penso che molto probabilmente adesso inizierà la salita che devo fare per andare su in vetta lì. Andiamo.
e passiamo anche sto pezzo qui. Urca, passiamo, ci passa lo zaino, ci passa. No, si è attaccato. No, è passato. E adesso arrampica, comincia la parte in salita. Sono tutto via il palio perché faccio troppo caldo e devo dire che questa salita qui non è la salita che arrampica, sono io che non ce la faccio più. Mamma mia, anche se sono andato in bicicletta, ritornare è bello faticoso. Da qui possiamo già vedere, adesso faccio vedere da dove sono arrivato. Eccolo lì, sono arrivato da lì scendendo giù a sta, si vede quella lì, poi si viene su e adesso si sale. Peccato solo per la foschia, se no qui veramente era più spettacolare. E niente, adesso su di qui perché poi devo andare di là. Diciamo che in questo tratto qui la vegetazione si sta mangiando il sentiero. Devo entrare qui dentro. Vai, tutto bello bagnato. Sì. Vale. Anche di qui. No, qui si è aperto adesso. Devo salire su di lì. Eccomi qui che sono arrivato adesso a un altro bivio. Io sono arrivato da sotto lì. Qui abbiamo già i cartelli, non tanto questi, quelli là. Eccolo qua il giro e quanto tempo ci vorrà ancora. Il giro sto facendo io. Borgoratto, 2 ore e 30 minuti. Adesso la prima distanza è questa qui e ho ancora 45 minuti per arrivare. E adesso diciamo che il punto più alto di questo giro è là in alto lì. Devo anche un pochettino velocizzarmi perché sta arrivando. Le nuvole sono lì. So il tempo che posso utilizzare per non prendere qualche goccia d'acqua. E sono appena arrivato nel punto più alto del sentiero, sono a 499. Eccolo lì, sono nel punto più alto, livello paltume, e voglio far solo vedere una cosa, quindi se volete venire qui venite, non fate come ho fatto oggi io, ma la voglia mia di camminare era tanta, perché guardate cosa mi sto portando dietro, qua sotto il paltume che mi sto portando dietro e non riesco a staccarlo. Il problema è che ho minimo altri 5 kg di palta sotto le scarpe. Bello però. E adesso devo sempre proseguire scendendo giù di qui e devo arrivare a un paesino che forse è dietro lì, perché poi dopo devo salire su di là, girare e il ritorno è lì. Sono in giro da 52 minuti e ho fatto 2 km e 400 metri, quindi dalla macchina ad arrivare qui al punto più alto sono 2 km e 400 metri con ho fatto 369 metri di dislivello. C'è da dire che in questi 3 km praticamente non ho incontrato nessuno. Al di fuori delle ragnatele. Vabbè.
E beh, oggi comunque era previsto brutto tempo, penso, immagino la maggior parte di tutti noi, vedendo le previsioni, hanno, diciamo, rinunciato a una camminata. Qua comunque devo essere sincero, per adesso tranquillo. E adesso inizia la discesa. Si scende giù adesso di qui. Diciamo che adesso dovrei uscire fuori dal sentiero e fare un tratto di strada asfaltata, quindi proprio sulla strada. Sono arrivato adesso un altro bivio, guardate, io so, beh, sono arrivato scendendo giù. Eccolo qui il cartello. Andiamo un pochettino. Cosa mi dice? 2 ore ancora, dai. No, 20 minuti per arrivare a Boiolo. Giù di qui e qui adesso diventa strada asfaltata, dai. Guardate. Infatti avevo ragione prima quando dicevo che diventerà un pezzo asfaltato. E sono arrivato a, se non sbaglio, a Boiolo. Se non sono sbagliato, vabbè, sotto qui lo metto. Sto entrando qui dentro, miriadi di cani ci sono qua, tutti spesso cani da caccia. Guardate anche qua che rovi rustici da sistemare, bello. Interessante, a me non dispiacerebbe venire a questa zona qua. Qui adesso dove devo andare? Avanti. Ah, eccolo qua il cartello che mi dice. Avanti di qui. Bello. Anche se guarda che bello, messa apposta così. Spettacolo. Stavo sbagliando perché arrivati giù dalla discesa si va giù qui a destra e non si sale su di qui, quindi andiamo giù di qui adesso. Fino adesso ho fatto 5 km, non ho trovato nessun punto acqua, quindi fino a qui è meglio portarsi una scorta di acqua dietro. E ho appena incontrato due ragazzi, loro stavano correndo e si parlava un po' di questo sentiero qui e del tempo. Io ho detto, ma guarda, qui è previsto, diciamo, pioggia, se proprio dovevo arrivare alle 14. Come metto alle 14 e comincia a piovere, infatti viene giù qualche gocciolina ogni tanto. E nel frattempo sono arrivato a un altro bivio. Vediamo un po' qui dove devo andare, che manco io so dove devo andare. Vediamo l'orologio come mi dice. Adesso devo andare giù a questo paesino qui, che poi sono tutte frazioni di Borgoratto, a Cabernocchi, a 15 minuti, dovrebbe essere quello lì. Ho preso una decisione, visto che comunque il tempo ovviamente sta cambiando velocemente, quindi faccio un taglio. Vado a tagliare perché in teoria devo fare questo giro qui, ve lo faccio vedere, dai. Dovevo in teoria, adesso andavo qui su dove c'è quella strada là in fondo lì, dovevo salire da quelle parti lì, quindi salire su di lì, girare, arrivare giù da quella casettina là in fondo lì e poi arrivare giù al paesino. Sto tornando indietro perché ho sbagliato il sentiero, nonostante l'orologino sembra che tirasse da sta parte qui, faccio vedere. Anche perché qui c'è il sentiero, ma a quanto pare devo attraversare un fiumiciattolo che adesso vi faccio vedere qua, eccolo lì. Anche sono arrivato qui nel punto dove in teoria devo scendere e attraversare quel fiumiciattolo lì, però indicazioni non ne ho viste. C'è il segnavia lì, quindi banderina lì ce l'abbiamo, ma di qua non le ho viste, quindi scendo giù, bisogna, vabbè. Cioè, di fatto che devo attraversare questa parte qui, dai che ci facciamo sulle scarpe. Da sporche a pulite le facciamo adesso. Ho fatto quella direzione per poter tornare su, anche perché veramente sta iniziando a piovere bene. Peccato non aver concluso il giro. Vabbè. Oh, però non c'è un'anima viva qui, Ammazzati, oh. Che dire, adesso ha smesso di piovere. E vabbè, ormai vabbè, ritornerò. Devo ritornare con bel tempo. Col bel tempo ritorno, ve lo prometto. E voglio concludere questo giro qui. Comunque è da visitare veramente questa zona qua.
ci sono dei bei giri da fare. Vedendo il sito, che comunque vi lascio, vi ricordo sotto qua in descrizione, ci sono tantissimi sentieri da fare, tante cose belle anche qua, si possono organizzare. Incomincerò a battere anche questa zona del oltre Po Pavese, in modo da portare nuovi video e farvi scoprire anche a voi queste zone qui. E sono arrivato al parcheggio, quindi giro concluso, non sto più bevendo, ma adesso mi farò mangiare qualcosa qua. Anche questo video finisce qui, ti ricordo, se ancora non l'hai fatto, di iscriverti al canale, lascia un commento, attiva la campanellina, ma soprattutto spolliciate. Ciao e al prossimo video.